Sono qui con Filippo Massara, bentornato. Grazie. Abbiamo già parlato della musica in gravidanza per il feto, o meglio per il collegamento madre-bambino. Però Filippo, che è stato un grande ricercatore nel campo musicale applicato alla salute, collaborando con molti medici, ha avuto delle esperienze interessanti anche in altri campi. Ecco, io vorrei che tu mi raccontassi come, quando, dove la musica che tu hai fornito, sia stata applicata, collegata alla salute. Ma prima ti faccio una domanda. Tu ricercavi musicisti per queste musiche? Davi tu delle indicazioni musicali? Quando mi occupavo di questa raccolta, Sì. che è andata sotto l'etichetta Rudy Sound, non essendo io un compositore, cercavo il compositore giusto, adatto, conoscevo molti musicisti e gli suggerivo che struttura dare a una musica. Sì. Quando, per esempio, si trattava di preparare una raccolta di musiche per il sonno, dovevano avere determinate caratteristiche, non più di 58-60 battiti al minuto, Sì. avere un andamento melodico e ritmico ad onda molto leggera, avere dentro una voce femminile. Che Per è più cui conciliante per il sonno? ci ricollega con quella parte antica che non è mai scomparsa della nostalgia di una voce femminile Della materna, mamma, insomma, sì, della che madre, ci cantava la ninna che ci nanna. cantavano le ninna nanne o comunque che ci cullavano con la voce, con questi, magari con questi racconti, con questi. E in che campi tu hai applicato queste musiche particolari? Adesso ti racconto, prima ti faccio una premessa, io Sì, non sono favore. stato un grande ricercatore, No, io un appassionato un appassionato ricercatore. ricercatore, nei Sì. limiti delle mie possibilità, nei limiti della mia cultura, ho sempre dato tutto per ipotetico, mi sono affidato, ho sempre creduto molto nella ricerca scientifica, nella materia che trattavo. Lasciando comunque una porta aperta anche al non strettamente scientifico, a quella parte comunque di mistero che c'è intorno alla musica. Certo. Noi, e poi ti spiego dove ho lavorato, dove ho applicato questa musica, noi non riusciremo mai a capire, io dico mai, del tutto. Che cosa produce in noi la musica? Il tipo di trasformazione che non è solo un'alterazione della chimica e dell'elettrochimica cerebrale, non è solo un'alterazione degli stati emotivi, degli stati affettivi, ma c'è qualcosa che sfugge per ora alla nostra indagine. E perché dici questo? Perché non lo dico solo io, l'hanno detto diversi musicisti, diversi ricercatori anche in psicologia della musica, perché sentono, intuiscono che al di là della ricerca specifica intorno alla fisicità della musica, intorno all'impatto psicologico della musica, alla capacità di trasformare il nostro livello di coscienza, vedi le trasformazioni che gli sciamani hanno con il loro canto e con il tamburo, c'è qualcosa che ci sfugge. A me piace pensare che intorno all'uomo, relativamente alla musica, ci sia questo mistero. Una delle esperienze più interessanti che io ho fatto negli anni 2000,
con il professor Ezio Ghigo, che allora era il responsabile della divisione di endocrinologia all'ospedale Le Molinette di Torino e docente universitario, molto conosciuto nell'ambiente per aver portato avanti un discorso che fosse legato e coerente con le scoperte relative alla psiconeuroendocrinoimmunologia, la famosa PNEI, che amico mio, amico di famiglia, parlando con lui un giorno mi parlò di questi casi di amenorrea ipotalamica funzionale, assenza di mestruazioni per un blocco dell'ipotalamo, sì. Anche se l'ipotalamo era funzionante, o meglio, era bloccata ma funzionante. E allora io gli proposi un particolare percorso: se i farmaci, se i trattamenti psicologici non sono serviti, io ti propongo un percorso tutto musicale. E cosa è successo? È successo che io gli ho proposto 3 raccolte di musiche da fare ascoltare tutti i giorni, cambiando musica e poi ricominciando da capo, tutti i giorni alla stessa ora, questo gruppo di 5 donne, mi pare, che avevano a casa ognuna i 3 CD con un lettore CD, una cuffia professionale, in modo che ascoltassero musica tutte le sere. Ogni 7 giorni queste donne nel day hospital venivano per alcune ore monitorate con prelievi di sangue ogni 20 minuti per capire che cosa stesse succedendo e se effettivamente la musica stesse producendo delle variazioni. Sì. Le storie di queste donne bloccate l'ipotalamo erano delle componenti emotivamente drammatiche: l'improvvisa scomparsa di un marito fuggito con un'altra donna, la morte di un padre a cui questa donna era attaccatissima, quindi dei traumi emotivi, la scoperta di un diario materno. Questa è la cosa che mi colpì di più durante questi colloqui insieme alla endocrinologa, che era la figura operativa in tutto questo, e cioè la scoperta di un diario in cui la madre diceva che questa bambina era nata senza che lei lo volesse, e che aveva sperato fino all'ultimo che questa bambina morisse. Una cosa terribile. Quindi persone ferite nel profondo, bloccate. E siccome dall'ipotalamo, dall'amigdala all'ipotalamo c'è il viaggio, paura, gioia, fuga, tutte le emozioni, e il tragitto delle emozioni, le emozioni avevano bloccato l'ipotalamo. E diciamo, per facilitare ogni volta, prima dell'ascolto, l'entrata in una dimensione emotiva, prima di questi 50 minuti di musiche, in genere io alternavo dei momenti di Mozart con la cantante Björk islandese, okay, di matrice sciamanica, con un canto sciamanico autentico, poi con un pezzo di Haydn che rallentava tutto il sistema, e con qualcosa anche di musicisti contemporanei, ma con una componente molto africana, molto ritmica, a cui poi faceva seguito un adagio mozartiano o un adagio di Vivaldi.
Quindi non una musica monotona, con dei cambiamenti emozionali. Ma all'inizio del loro ascolto, sì, loro ascoltavano un training, sì, che io avevo preparato, utilizzando delle musiche generiche, molto rilassanti, utilizzando la voce inconfondibile di un bambino di un anno e mezzo, che poteva essere una bambina. Il training prevedeva che ogni donna si calasse, io guidavo questo training con pochi pensieri, si trovassero sulla riva del mare all'alba e tra l'onda e la sabbia intravedessero una bambina che gattonava verso di loro. Dovevano avvicinarsi, questa bambina riconosceva l'adulto, la donna adulta, e loro dovevano riconoscere in quella bambina il proprio bambino, se stesse, sì, bambine. Certo. Quando tutto il castello, tutto il bagaglio di traumi, di problematiche, di conflitti, non esistevano, non c'era ancora. Ancora, sì, certo, capisco. Bello. Erano puri. Dovevano semplicemente riconoscere in questa bambina se stesse, dirle che l'accoglievano di nuovo dentro loro stesse e abbracciarla, tenerla stretta a lungo, il tutto accompagnato dal suono del mare e da una musica particolare abbastanza emotiva. Al termine quasi tutte, ma anche dopo una settimana, due settimane, tre settimane, l'ascolto era di 28 giorni, al termine di questo incontro piangevano. L'avevo studiato in modo che emozionasse. E giorno dopo giorno, sono passati 30 giorni, ricevo dal professor Ghigo una telefonata: Filippo, sei matto, cosa hai fatto? Tutte quante hanno iniziato a mestruare. Naturalmente si sono poi bloccate queste mestruazioni. Perché? Perché questi problemi continuavano ad agitarsi, certo, nel loro profondo, continuavano ad agire, continuavano, ma comunque la musica aveva creato una situazione straordinaria. Le gonadotropine si erano risvegliate, avevano cominciato il movimento. Allora. Quindi, e poi c'è stato un seguito, sono andate in analisi, si sono occupate del loro problema. Non so, so che hanno avuto, tutti hanno avuto un figlio, o più di uno, sì. Anzi una l'ho rincontrata un giorno che ero seduto su una panchina a Torino, questo è avvenuto a Torino, con cui io avevo un rapporto frequente perché sono nato a Torino. Sì. Passa una signora con una giovane con una bambina in carrozzella e una musica. Io ho riconosciuto la musica. Questa signora cosa aveva fatto? Aveva inserito due piccoli altoparlantini nella carrozzella, sì, e con un lettore CD. E faceva ascoltare a loro le stesse musiche che aveva ascoltato a lei durante il trattamento per la menorrea, certo, ipotalamica funzionale. E questa bambina si è fermata e mi dice: ma non mi riconosce? Dico: no, io sono. E allora si è acceso tutto, sì, tutto bello, il ricordo, bello, bellissimo. Mi dice: io non l'ho mai più incontrata, sono passati 3 o 4 anni, le sarò per sempre grato. Bellissimo feedback. Sì, bellissimo, una cosa, ero proprio sulla riva del Po, non lontano dal Valentino, Valentino, un giorno in cui, sì, il Po era in piena e io mi stavo chiedendo come riusciva queste miliardi di gocce d'acqua che formano un fiume in piena a trasformare il microsuono della goccia in questo rombo tremendo di un fiume che scorre e batte contro le rive.
qual era la forza che teneva insieme tutto questo, perché quel fiume era un'unità, esattamente come erano un'unità queste donne. Per questo la musica aveva agito, cioè l'endocrinologa allora volle, il professor Ghigo volle che questo avvenimento fosse il momento di apertura del congresso europeo di endocrinologia che si teneva a Torino, e quindi abbiamo parlato di questa sperimentazione, e l'endocrinologa diceva tu hai trasformato delle frequenze musicali in un avvenimento endocrino. Stupendo, bello. È molto, sì, diciamo. Tu dicevi che c'era un mistero intorno alla musica, ma c'è un mistero intorno alla vita. Dovremmo essere molto più aperti nella scienza, nella medicina. Sì, dovremmo essere da un lato molto più prudenti nel dare delle affermazioni sicure, prendere come i grandi ricercatori nella fisica quantistica, fisica nucleare o la fisica subatomica o la fisica cosmica, eccetera, dicono di possedere e di applicare, il riserbo e dire è un'ipotesi. Certo. Nello stesso tempo bisognerebbe essere aperti però alle ipotesi che ci sono. Il fatto stesso di dire ci sono delle ipotesi, andiamo a cercare tante ipotesi e vediamo se da queste ipotesi nascono degli spunti, nascono dei suggerimenti nuovi per ampliare la ricerca. Se tu vuoi ancora sapere qualcosa sull'esperienza musicale, ti parlerò di dell'effetto che ho potuto constatare con questa persona, un ingegnere di un 53-55 anni, che ha avuto un ictus improvviso devastante, gli ha bruciato praticamente tutta la corteccia. Era un vegetale, questa moglie, molto affezionata, molto legata, dopo anni di peregrinaggi in ospedali specializzati, ha trasformato la casa in un ospedale e ha affidato al professor Soresi l'incarico di formare un'equipe, un oncologo, eccetera, ma soprattutto un uomo aperto alla ricerca in multidirezionale. Ha scritto Il cervello anarchico, ha fatto tanti libri. Ah sì, anche quell'altro libro interessante. Successivamente anche una ricerca sul rapporto tra questo cervello, secondo cervello, forse il primo, che è l'intestino, quindi tutto il suo microbiota, ha sulla potenzialità del cervello, sul blocco cerebrale, ma chiamato dicendo credo che possa aiutarlo soprattutto per migliorare il sistema cardiaco, sempre molto atterrato in quelle situazioni. E la ma lui era cosciente o era in coma? Lui comunque aveva una forma di coscienza, perché mi raccontava sua moglie, quando io l'ho conosciuta, abbiamo avuto dei lunghi colloqui prima di preparare le musiche che ritenessi più adatte per questo percorso, che un giorno, pensando che lui fosse semi addormentato, assopito, ha preso la scala e ha aperto le finestre per lavare i vetri della scala e ha sentito dal letto un rumore. Era lui sì, che la chiamava perché scendesse dalle scale. Ha avuto paura. Infatti appena lei è scesa lui ha smesso. La avvisava, quindi qualche cosa, una parte di percezione probabilmente, dato il legame profondo che c'era tra i due, di attivazione
Beh, Filippo, attiva e emotiva. Filippo, tu conosci tutte le ricerche che si fanno sulla near death experience, almeno il 10% delle persone che vanno in coma sono consapevoli e dopo raccontano tutto quello che è successo, compresi i neonati. Sì. Diciamo che gli ho fatto diverse raccolte perché fosse sensibilizzato anche alla voce umana. In una delle raccolte ho intercalato le musiche con dei piccoli testi poetici di poeti europei, statunitensi e non. Tagore, Da Ungaretti a Quasimodo, da Walt Whitman allo spagnolo Jiménez, sì. Da una splendida poesia di Borges, che è una poesia che conduceva. Chi la legge viene condotto continuamente ad un percorso che finisce in un approdo. Ogni sera dovrebbe essere un approdo. Ok. E per lui è successo probabilmente, con queste musiche? È successo che gli ha reso molto più facile la respirazione. Grande produzione di catarro. Quindi maggior facilità, notevole facilità di respirazione, un ritmo cardiaco più regolare, senza troppe dissonanze. Ma si è ripreso a questa persona? No, è andato avanti così per 2 o 3 anni. Poi il gruppo dei neurologi ha voluto cambiare tipo di farmacopea che lo ha mandato in tilt per qualche giorno. Poi si è di nuovo stabilizzato, ma è morto poco dopo. Voglio farti un'ultima domanda. Tutte queste tue ricerche, c'è qualcuno che le porta avanti? Hai lasciato delle tracce? Io non ho lasciato tracce, credo, però so che la medicina contemporanea, almeno diversi medici, diversi primari, sono sensibili alla presenza della musica. La presenza della musica in corsia, ascolti musicali mirati nella medicina del dolore. Io avevo fatto qualche esperienza nel reparto di medicina del dolore del San Raffaele, con dei risultati molto interessanti, ma ormai la musica è entrata nell'ordine, nelle idee. Beh, però è seminato, ognuno di noi semina e rimane nell'universo quello che facciamo. Non so. Non essere modesto, per piacere. No, tu sei gentile a dire, io diciamo che ho vissuto sempre perché nella mia natura, un po' ai margini, un po' per conto mio. Ma sai che le forme pensiere rimangono, quindi se tu fai una cosa buona da qualche parte nell'universo c'è quel pensiero? Probabilmente sì, diciamo che in tutto quello che ho fatto c'era questa profonda partecipazione. Io ricordo che quando preparavo dei programmi per sempre mirati e diciamo come che avevano come perno la musica, il rapporto con la musica, sì, eccetera, per la radio della Svizzera italiana, ci furono 2 o 3 persone che mi chiamarono poi per telefono dicendo che io lasciavo in loro un'impronta che non sarebbe andata più via. Mi fece molto piacere, evidentemente. Lascerai un'altra impronta. Ma no, Carmen, io non anzi, noi metteremo una musica di sottofondo tua. Tutti lasciamo impronte. Sì, certo. Va bene, Filippo. Diciamo che la musica anche lascia impronte che in determinate circostanze si riaccendono. Io di questo ne ho la certezza.
In che modo si riaccendono? E concludiamo così? In che modo? Si riaccendono? In che senso si riaccendono? L'ascolto di una musica in un determinato momento, sotto l'effetto di determinate emozioni, di determinati avvenimenti. Alla memoria nella riemerge. Vita, riemerge nella memoria, ma rielaborata. La memoria stessa rielabora, la memoria intorno alla memoria, da decine e decine di anni ci sono ricerche, nessuno ha ancora ben individuato che cosa sia la memoria. Se, come dicevano gli antichi greci, era un dono degli dèi, la memoria ci faceva simili agli dèi, oppure se la memoria è depositate in un luogo particolare del cervello che si riattiva in tutte le cellule, sembra. Ma sai, intorno alla memoria ci sono anche degli studi molto avveniristici intorno all'esistenza di una memoria esterna a noi dove tutto viene raccolto e si chiama cache. Inconscio collettivo, si chiama Dropbox esterno. Chi ha fatto questi studi è un fisico. Sharon diceva che la memoria negli elettroni, per esempio, già negli anni '80. Sì, la memoria degli elettroni è comunque, sono convinto, ma è una convinzione personale, sia diversa rispetto al modo di manifestarsi, di agire della memoria umana. C'è comunque, e questo scienziato americano, questo fisico quantistico, Rupert Sheldrake, che ha fatto degli studi molto interessanti sulla memoria. Io in questo mio libro, che ho pubblicato 2 anni fa, dal silenzio all'ascolto, c'è un capitolo dove io faccio riferimento, per ciò che si riferisce alla memoria, l'importanza della memoria nel bambino, nel rapporto con la madre, col padre o con gli avvenimenti, faccio cenno agli studi di Rupert Sheldrake. Filippo, grazie. Sì, grazie. Molto gentile di invitarmi, io ti sono molto grato. Grazie.